Buonasera a tutti, riprendiamo il nostro Pericolatus dopo la pausa estiva. Ci eravamo lasciati nella canicola di giugno e torniamo adesso che siamo ormai in autunno inoltrato, nonostante sia solo il 14 settembre. No, non nascondo che ero un po' preoccupata che il clima potesse quasi indurre qualcuno a non venire, invece sono vedo con piacere che ci ritroviamo praticamente tutti. Riprendiamo il filo delle nostre conversazioni liviane. Voi sapete che quest'anno il tema che ci sta un po' guidando in questi nostri incontri è Vito Livio, di cui ricorre il millenario della morte. Vito Livio Patavino moriva qui a Padova nel 17 d.C., per cui sarà Vito Livio a condurre anche la nostra conversazione oggi e giovedì prossimo, che sarà l'ultimo incontro. Vito Livio, nella sua opera monumentale, di cui ci resta una piccola parte rispetto ai 142 libri di cui era composta, in realtà dedica poco spazio a Padova, nonostante lui sia orgogliosamente patavino. Dedica poco spazio, però in questo poco spazio emerge tutto il suo amore per Padova ed emerge in maniera chiara la sua identità patavina. Perché? Perché è un piccolo episodio quello che lui racconta di storia patavina, un episodio che si inserisce in un'argomentazione molto più complessa. A un certo punto c'è questa divagazione su Padova, in cui un episodio secondario alla fine di storia diventa, visto con gli occhi di un patavino, un episodio di fondamentale importanza per Padova, un episodio che addirittura possiamo ritenere quasi fondante rispetto all'identità patavina. L'episodio è quello di cui altre volte è capitato di parlare, è l'episodio dell'aggressione di Cleonimo, principe spartano, che dopo varie avventure lungo l'Adriatico arriva a Padova e a Padova cerca di prendere possesso della città, ma viene respinto e cacciato via. L'argomento è stato a lungo studiato dal professor Francesi, che quindi oggi entrerà nuovamente nel testo di Vito Livio proponendoci una serie di considerazioni e anche considerazioni nuove rispetto a quello che è stato già detto, e poi sarà meglio vedere come questo episodio di storia patavina rimane in qualche modo impresso anche nella cultura materiale, quindi nei reperti che sono presenti in museo. Non abbiamo la certezza che sia proprio quello ciò che i reperti raffigurano, però diciamo che nei reperti, che poi andremo a vedere, ci sono una serie di elementi che sono straordinariamente coincidenti con l'episodio narrato da Livio. Quindi diciamo che possiamo considerarli abbastanza ragionevolmente delle prove, diciamo così, che questo episodio ha effettivamente avuto una grande ripercussione nella storia di Padova e quindi anche nelle arti figurative che Padova ha prodotto nel corso del tempo passato. Altro aggiungo, lascio subito la parola a Lorenzo Braccesi per questo incontro che oggi si intitola Padova tra due fuochi, l'aggressione di Cleopatra. Ha già detto tutto Francesca, ho poco da aggiungere. Innanzitutto saluto tutti voi, vedo molte facce note e così, anche se questa bellissima sala rompe l'incanto delle conversazioni nel cortile del chiostro. Vorrei pregarvi di una cosa, di considerare questa mia lezione di oggi unitamente a quella che farò la prossima volta, perché la prossima volta devo parlare dei miti fondanti di Padova, e indubbiamente un grande mito fondante, lo diceva la Francesca, è proprio l'episodio di Cleonimus.
scusate prima che qualcuno mi telefoni, vediamo. Mi succede sempre quando parlo di Cleonimo, in particolare. Chi è Cleonimo? Cleonimo nasce bene, nasce molto bene, discende addirittura da Eracle. Perché dico questo? Perché i re di Sparta discendono da Eracle. Lui era figlio di uno dei due re di Sparta. A Sparta c'è una gerarchia, era figlio del re Cleomene II e era stato esautorato però dalla successione al trono, dicono le fonti, per il suo carattere violento e tirannico, e si ritrovava privo di mezzi e di patrimonio, esautorato eccetera, e sceglie il mestiere che gli era più consentaneo sia per la sua formazione di spartano e sia per i tempi venturosi in cui viveva, sceglie il mestiere delle armi, cioè capo di truppe mercenarie. Il mercenariato in quella stagione fioriva un po' in tutto il Mediterraneo. E come capo di truppe mercenarie viene chiamato da Taranto, questa città ricchissima, questa città greca ricchissima, quanto incapace di difendersi in proprio, viene chiamato da Taranto, che è sempre più pressata dalle popolazioni indigene d'Italia, da Ruzzi da una parte, gli Apigi dall'altra, ecco, e siamo in anni in cui ormai la Magna Grecia, le grandi città della Magna Grecia tramontavano, erano tramontate, è rimasta solo Taranto. Siamo quando chiama Cleonimo nel 302-301, di lì a 20 anni, che verrà schiacciata da Roma, questa, come guarda. Ma ancora una città ricca, fiorente, anche culturalmente molto all'avanguardia. Chiama Cleonimo. E succede quello che a Taranto era già successo e succederà ancora, era già successo con Alessandro il Molosso, succederà ancora con il re Pirro, che questi condottieri chiamati in aiuto di Taranto non pensano tanto ad aiutare Taranto, anche se lo fanno, ma quanto pensano a crearsi un regno, un dominio in Italia, in Italia. E così succede anche come Cleonimo viene chiamato da Taranto, si comporta bene almeno in primo tempo, poi rompe con Taranto, ma non aveva un patrimonio alle spalle, non era un re come Pirro, non era un re come Alessandro il Moroso, e non avendo più i soldi di tanto per pagare i mercenari, si arrabatta molto bene, perché conquista l'isola di Corfù, dove oggi, se non sbaglio, c'era il nostro Presidente della Repubblica, conquista l'isola di Corfù, che è un'isola, ecco, questo tenetelo presente, è un'isola strategica, questo lo sappiamo tutti, l'accesso alla porta dell'Occidente, eccetera, ma in quel momento era contesa da due superpotenze, la Macedonia del figlio di Antipatro e la Siria di Antigono Monoftalmo e soprattutto di suo figlio Demetrio Poliorcino. Queste due grandi potenze che si guardavano in cagnesco fanno sì che Cleonimo giochi sugli equilibri di potenza, conquista Corfù, che si chiamava Corcia in latino, e le due superpotenze si controllano, come la Russia e l'America ai tempi di Cuba, ecco, e Cleonimo riesce a guadagnarsi questa isola come possesso personale. Ma veniamo a noi, dobbiamo parlare di Livio, e Cleonimo proprio da Corcira, da Corfù, che poi Livio non nomina, intraprende un'azione in Adriatico
che Livio ci presenta come dovuta al caso, ma al caso non era dovuta. Questo di Livio, lo diceva la Francesca, è indubbiamente il più alto canto di storia patria che fa Livio, che non altera la realtà dei fatti, ma ce ne offre una interpretazione che è sostanzialmente inaccettabile, ma non altera. E qui Livio, per una delle poche volte, credo la seconda a mia conoscenza, in cui abbandona le sue tradizionali fonti, che sono fonti latine, fonti annalistiche, ma per parlare di Cleonimo deve approdare a delle fonti greche. E ci offre questo pezzo di superba bravura, che è il secondo capitolo del libro decimo, un pezzo di bravura anche perché è avvitato, incastonato in una maniera da metterlo in risalto rispetto alle parti circonvicine dell'opera. Cosa ci dice Livio? Io vi proporrei, che la cosa più semplice, di leggere con me la testimonianza di Livio. E allora leggendola vedremo che i fatti si salvano, ma l'interpretazione non sempre. E dice: circumnavigato il promontorio di Brindisi e spinto dai venti in mezzo al mare Adriatico, possiamo già osservare che a Brindisi non c'è un promontorio, se la punta è un po' per confuso quello che è il cano, e che la navigazione d'altrua nel mezzo dell'Adriatico, sì, bisognava essere proprio spinti da una bufera, perché solitamente gli antichi preferivano non perdere di vista la costa quando questo era possibile. Poiché alla sinistra teneva la sponda italica priva di porti, e questo è sempre stato un pericolo per tutti i naviganti, la nostra costa dell'Adriatico. Bisogna pensare alla navigazione antica, la nostra costa adriatica non presenta porti, dal Gargano ad Ancona non avete un porto, e da Ancona alla Laguna di Venezia è la stessa cosa, insomma. E quindi importuosa Italia e Litora è un pericolo per il navigante antico. Quindi temendo di poggiare a sinistra sulla costa impetuosa d'Italia, allora perché non va a destra, che è tutta riparata dalle isole, da Marzia, eccetera, una costa bellissima, ma alla destra gli Illiri, i Liguri, e Istri, popolazione bellicose e in genere malfatate in quanto dedite alla pirateria, e proprio con enfasi destra i Liri, di Borniqua e Tistri, gente spera e croce, et magnes parte latrocinis marittimis infames, e si spinse avanti finché non giunse alla costa dei venti. La costa dei venti quindi aveva spinto dai venti, ma anche questo dei pirati illirici, certo, facevano paura ai commercianti, ma non certo a Cleonimo, che guidava un'armata mercenaria rotta tutto, che aveva già conseguito vittorie da varie parti. Cioè non era né una verginella né, ripeto, un convoglio di mercanti, quello di Cleonimo. E anche strano questa paura che chiaramente non mette Cleonimo in gran buona luce. E arriva la costa dei Veneti. La costa dei Veneti. Vabbè, lo dico. Qui sbarcò alcuni uomini ad esplorare i luoghi, e quando gli fu riferito che v'era davanti una sottile striscia di terra, superata la quale si trovavano delle lagune in cui penetrava l'acqua del mare, che poi non lontano si scorgeva una campagna pianeggiante e più oltre apparivano dei colli, che inoltre avevano visto la foce di un fiume molto profondo
dove le navi potevano essere tratte a un ancoraggio sicuro, tutto ciò gli riferisce agli esploratori, quel fiume era il Brent, Medoacos, eccetera. Allora comandò di condurre colà la flotta e di risalire la corrente del fiume. Quindi arriva in un posto che noi chiaramente ravvisiamo benissimo, la foce del Brent, il Brent che arriva nella laguna di Venezia e che con il suo corso scava un canale naturale dentro la laguna. Quindi questo lido sottile e poi la laguna chiaramente è il lido, è Pellestrina, insomma il cordone insulare, il cordone insulare che chiude la laguna. Vede questo fenomeno dell'acqua del mare, ma vede poi campi, questi esploratori vedono campi coltivati e più lontano colli sono importanti, colli svidenti, perché per la navigazione antica i colli, i promontori, le montagne sono fondamentali, perché avevano dei portonali, quindi cioè, quando vedi quel colle, lì puoi entrare nella laguna di Venezia, che non era una cosa così sconosciuta al mondo greco, perché trafficava con la laguna di Venezia anche di Cenezio, che poi c'è questa valla, che in fondo è proprio il racconto di Livio che ci insinua, viene sbattuto dai venti, sembra proprio luoghi del tutto sconosciuti. Lui nel portonale sapeva, quando vedeva, poi tutto lui veniva dal settentrione, non da me, perché aveva fatto il giro, quando vedeva i colli ugani, i colli che per noi sono i colli ugani, lì c'era la laguna di Venezia, per me è una cosa normale. Il San Marino pure costituiva un grande punto di Monte Titano, e così, poi soprattutto in Adriatico, in cui l'Adriatico ha solo due promontori che hanno paesaggi greci, uno il Cone, dove fondano una città ancora, un altro il promontorio di Focare, dove c'erano in poi i greci dal VII secolo avanti Cristo. Ora, è così, il letto del fiume non poteva accogliere le navi più pesanti, ovvio, c'erano navi flotta, una flotta da guerra. Il grosso degli armati passò quindi sulle imbarcazioni più leggere. Questo ci dice che era proprio un convoglio con navi militari di robusta stazza e navi appoggio più leggere, come andavano le carovane marinare in guerra. E giunse presso le campagne popolose, poiché su quella riva, in prossimità del mare, sorgevano tre villaggi dei Patavini. Quindi qui è proprio la precisazione che siamo in territorio. Allora, su questi tre villaggi si potrebbe dire parecchie cose, ma in questo preferisco andare avanti. Qui sbarcarono, dove c'erano questi tre villaggi, e dopo aver lasciato un piccolo presidio a difesa delle navi, espugnano i villaggi, incendiano le case, fanno razzia di uomini e di bestiame e per bramosia di Arvina si allontanano un po' troppo dalle navi. Innanzitutto c'è da domandarsi dove volevano andare, se volevano andare da qualche parte. Sono solo venuti a prendere un po' d'acqua, a farsi qualche bella patavina nelle campagne e tornarsene indietro, insomma. Ma se volevano andare da qualche parte, c'è da domandarsi che questa qualche parte parte da questi tre villaggi. Tenete presente la cosa. Noi andiamo avanti a forza di interrogativi legittimi, ma sono sempre interrogativi. Ovviamente poi Livio epicizza il racconto, questi uomini fanno razzia di gente, di bestiame, rapinano e si incendiano le case e si allontanano un po' troppo dalle imbarcazioni, ciò che consentirà ai vostri progenitori, i patavini, di imbottigliarli.
non appena a Padova fu recata notizia dell'accaduto, gli abitanti che erano sempre in armi, sempre aut neus in armis, acque galli, abebant, che la vicinanza dei galli, vicini galli, costringeva sempre a stare in armi, dividono la Juventus, non produco qui, in due schiere. Una fu indirizzata nella località dove, a quanto si riferiva, il nemico si era disordinatamente abbandonato al saccheggio, l'altra squadra patavina, seguendo l'altra via per non incontrare alcuno dei predatori, fu guidata verso l'ancoraggio delle imbarcazioni, che distava 14 miglia. Quindi i patavini fanno un'azione a tenere. Questi patavini, che sono sempre in armi, per la vicinanza dei galli, questo è un dato storico e anche archeologico ben noto, insomma, il mondo veneto è accerchiato, diciamo, alla fine del IV secolo, dai galli, tutto avevano postavano per distruggere tutta l'Etruria padana, le grandi città dell'Etruria padana, Bologna, si chiamava Fezzi, Mazzaboto, forse si chiamava Nisa, Mantova, forse Melzo o comunque una Mercum, eccetera, insomma, cambia tutta la geografia delle tecnologie italiche, o meglio dell'Italia settentrionale. E l'Angolo Veneto rimane immune alla conquista dei Galli, ma ovviamente devono uscarsene in armi, perché ci dice che ovviamente avevano delle grosse capacità combattive. I patavini stavano sempre in armi, i Galli ci avevano a due passi, Adria era già in mano dei Galli, città di Gallipoli, raccontano le fonti. Ecco, e dividono la Juventus in due schiere. Chi sono questa Juventus? Non è facilissimo capirlo. Juventus in latino possono essere i giovani, lo sappiamo tutti, ma possono essere ancora gli uomini validi, gli uomini combattenti. La Juventus non è necessario che siano ragazzini. Però gli uomini validi, gli uomini combattenti erano in armi contro i Galli, per cui è veramente molto molto probabile che questa Juventus siano veramente dei giovani, dei boscout, un'associazione paramilitare che peraltro è testimoniata soprattutto nel mondo greco, l'FBI, eccetera, che in caso di bisogno, sapete, in tutti i paesi in caso di bisogno si richiamano anche i vecchi e i bambini. Pensate quello che succedeva a Berlino nel 1945, ecco, quindi potrebbe veramente darsi, io credo, non ho le prove per dimostrarlo, che questa Juventus sia proprio due schiere di giovani, due schiere paramilitari che prendono a tenaglio, secondo Livio, le truppe di Cleonimo, che quelli sbarcati, una parte vanno incontro quelli che erano sbarcati, che si davano il saccheggio, la rapina, eccetera, e quindi non avevano nemmeno grande capacità, essendo sbandati, di opporre resistenza, e l'altro gruppo va nell'operazione del Tenaglia verso le navi. E qui incomincia la parte più interessante di questo racconto. Piombati sulle imbarcazioni, dopo aver ucciso le poche sentinelle, costringono i marinai, in preda al terrore, a farle ancorare sull'altra riva del fiume. Ora, l'operazione aveva avuto senz'altro un esito positivo, ma che i marinai delle imbarcazioni di Cleonimo fossero in preda al terrore, che gli assalitori fossero ragazzotti o combattenti vaghi,
E come prima questi che hanno paura dei pirati, ma questi sono dei combattenti, dei mercenari, questi in preda al terrore sono noti di colore, e li costringono questo gruppo, la schiera che assale le navi, costringe le navi a appoggiare sull'alto arrivo del fiume. Anche per terra aveva avuto uguale successo il combattimento contro i predatori sparsi nella campagna. Quando poi i greci cercarono di riparare presso l'approdo della flottiglia, si fecero loro in gruppo i venti. La pupa di Trione, quella che era sparpagliata a fare razzie, ripiega verso le navi, poi le navi non ci sono più perché sono trasbordate, sono state fatte trasbordare dall'altra parte del fiume. Ma notate, quando poi i greci cercarono, quindi i greci c'erano ben pochi, greco era sicuramente Cleone, greco sono stati gli ufficiali, gli altri erano mercenari, raccoglitrici da tutte le parti, e poi in ogni caso non ha senso dire greci, avrebbe senso dire spartani, ma dire greci, la Grecia non era un'entità politica, ecco, come Roma, ecco, tante città, tanti campanini, quindi questi greci sono frutto di una enfatizzazione, i vari patavini hanno fatto fuori dei tuoi greci, ecco, ma c'è di più, si fanno incontro a questi greci i veneti. Ora, che i padovani siano venti, nessuno lo mette in dubbio, ma i Veneti dà l'impressione di una confederazione di centro i Veneti che vada contro questi mercenari di Trione. Quindi il racconto è tutto enfatizzato, da una parte i Greci, dall'altra i Veneti, sarebbe stato più corretto dire da una parte i mercenari, dall'altra parte i padovani, o da una parte gli Spartani e dall'altra parte i padovani. Ma non basta, i nemici sono accerchiati e uccisi. Quelli finiti prigionieri, sempre prigionieri che raccontano dove sta l'ufficialità, questo si vedono dietro, si vede la traccia di narrazioni epiche a cui si potrebbe dare anche un nome. I nemici sono accerchiati e uccisi. Quelli fatti prigionieri rivelano che cosa? Che la flotta e il re Cleonimo si trovano a 3 miglia di distanza. Ma Cleonimo non è re. Cleonimo non è re, ma per i patavini e per Livio, loro discendente, è molto più bello dire che Cleonimo è re. Poi re dell'invincibile Sparta non era un re qualsiasi, un discendente di Leonida, re di Sparta. E quindi i padovani sono assaltati e vinceranno, o comunque costringeranno, secondo il racconto di Livio, Cleone, questo re di Sparta, a darsi alla fuga. Quindi chiaramente qui si intravede non solo l'enfatizzazione, ma una scelta ideologica. Chi è Cleone? In certo senso racconto a faccia di Antenore, come Antenore è arrivato a Padova con tutta sicurezza eccetera e tutto gli era andato bene, così Cleonimo arriva a Padova e tutto gli va male. Uno era discendente o comunque era schierato coi troiani, l'altro era discendente di Menelao, il re di Sparta. Quindi le scelte ideologiche sono chiare, i padovani come i troiani, ma chi sono anzitutto i discendenti dei troiani? Sono i romani. La scelta è interessante ed è anche molto precoce, ma anche perché probabilmente non sono tanti romani nell'età di Teorino, ma sono i romani dell'età di Livio, è la Roma augustea che lancia questi messaggi tramite la pagina di Livio. E c'è forse qualcosa ancora di più.
Questi mercenari vinti sono greci, sono greci. E Roma aveva attuato vendetta, otterrà vendetta, quindi si tratta sempre di vedere se la cronologia ci riporta a Cleone o ci riporta a Tito Livio, ma non ha molta importanza. Roma, fondata dai troiani, vendica l'incendio di Troia asservendo la Grecia, lo sappiamo tutti, facendo la provincia della Caria, distruggendo Corinto, eccetera, eccetera. Ma sono discendenti dai troiani anche i padovani, e quindi anche i padovani vincano dei greci, anzi degli spartani, degli achei. Cioè, capite? È un pandan che alla luce di quello che dirò nella prossima lezione si colorirà di luce forse più intensa. Dati quindi i prigionieri in custodia al villaggio più vicino, si imbarcano questi padovani, parte su natanti fluviali appositamente costruiti con la carena piatta per poter superare i bassi fondi delle lagune, è ovvio, insomma, parte sulle imbarcazioni catturate. Direttisi alla volta della flotta, dove stava il re Cleone, ne sorprendono gli uomini trepidanti, sempre per questo motivo che tutti questi mercenari hanno sempre una gran paura, gli uomini trepidanti, però Livio qui si dice una cosa giusta, trepidanti. Prendo il passo latino, insomma, è trepidante, dice Livio, più che per il nemico, per le loro navi incagliate in quelle plaghe sconosciute. Quindi anche Livio si è raccolto, insomma, di esagerare, dice sì, trepidanti, ma più che per i nemici, probabilmente anche dei ragazzini, dicevo io, dei boscati, perché erano i luoghi sconosciuti dove anche le imbarcazioni piccole si incagliavano, poi chi non conosce i luoghi c'è poco da fare. Per le navi incagliate queste plaghe sono inseguiti fino alla foce del fiume, fino alla foce del Brito, cioè fino alla laguna, poiché erano intenti più a fuggire in mare aperto che a resistere, ritornano vincitori dopo aver catturato e incendiato alcune navi finite per il trambusto sul verso il fuoco. I padovani arrivano fino alla laguna e dove torna la flotta di Cleonimo, intenta fuggire in mare aperto, ma questa volta fugge sul serio, come vi dirò. Intorno fuggire in mare aperto e torna vincitori dopo aver incendiato alcune navi che erano finite incagliate sulle barene della laguna. C'è da domandarsi perché Cleonimo fugge? Perché Cleonimo, che ha una flotta da guerra, non punta i cannoni e fa fuoco di bordata su ste piroghe dei patalini? Perché fugge? E fugge in tutta fretta, abbandonando anche alcune navi sulle barene della laguna, navi che forse con l'alta marea poteva disincagliare, ma aveva fretta. E i padovani giustamente incendiano queste navi. Arriverò a spiegarlo. Cleonimo si allontanò con appena un quinto della flotta intatto. Crediamo Livio, insomma, comunque siamo. I numeri sono esagerati, senza essersi inoltrato con fortuna in alcuna regione del mare Adriatico. Allora, Livio ci dice che viene sbattuto dai venti sulla costa, sul dorso insulare della laguna, quindi dici che non mancano 2 minuti, ecco là. Quindi è sbattuto dai venti, fa la navigazione d'altura, invece qui dice che non ha avuto fortuna in alcuna regione del mare Adriatico.
il che significa che viceversa, il Pleonium, prima di arrivare a Venezia, Umbria e a Padova, si è fermato in altre regioni del mare Adriatico, dove è stato, secondo Livio, preso a bastonate, non ha avuto fortuna in nessuna regione del mare Adriatico. Una contraddizione con l'inizio che è bene segnalare. E dove erano queste regioni dell'Adriatico? Forse lo possiamo dire. Vivono ancora oggi molte persone a Padova che hanno visto i rostri delle navi e le spoglie degli Spartani appese nell'antico tempio di Giunone. Ci sono ancora nell'età di Livio, quindi siamo nell'età di Augusto, a Padova delle persone, dei vecchi, che hanno visto i rostri delle navi e le spoglie delle navi di Pleonio in un tempio cittadino. Questo è una testimonianza. Quando si fa appello alla memoria visiva di contemporanei, è impossibile che i fatti siano inventati. Ci sono, a Padova, sono state delle persone che in questo tempio, prima che bruciasse, hanno visto i rostri delle navi. Quindi l'episodio ha una sua tenuta storica. Sono stati veramente questi padovani, hanno senz'altro incendiato delle navi e portato queste spoglie a Padova. Su questo non c'è dubbio. Per questo, quando vi dicevo, l'episodio che racconta Livio è reale. L'ideologia è quella di chi lo pagava, cioè Augusto, e adesso scherzo, ma insomma sostanzialmente è così, e prontamente è la nota dell'amore patrio, dell'amore cittadino, cosa hanno fatto i miei antenati. E di fatto poi Livio quali fonti cittadine aveva? Poteva avere solo dei cantari popolari che dal 302, 301, se volete, dal 301 al 300, ripetevano questo atto di gloria dei padovani. Dico questo perché nella riga successiva si dice, a ricordo di quella battaglia navale con la Normandia, ogni anno nel giorno anniversario si tengano solenni gare navali sul fiume che scorre in mezzo alla città. Ogni anno c'è una cerimonia che ricorda la vittoria, e allora questo entra nell'immaginario padovano in una forma probabilmente cantari popolari fino a Livio ripetevano questo episodio, e molto probabilmente questa episodio di Cleonimo segna anche l'arrivo di Padova nella storia, nella grande storia del mondo mediterraneo. Questa città veneta che costringe alla ritirata, secondo Livio, una armata mercenaria straniera che aveva combattuto i Magna Grecia, che veniva da Corfù, e questo entra nella storia. Entra nella storia anche per un altro motivo, perché io non ho il tempo di dirvelo, ma è molto probabile che Cleonimo non fosse venuto per un caso alla Laguna di Venezia. Probabilmente voleva andare ad Adria, c'era un canale che veniva alla Laguna, ad Adria, forse un ministero, e probabilmente ha sbagliato strada. Ad Adria c'erano i Galli e l'operazione che voleva fare, poi era quella di un'operazione a tenaglia con i Galli contro Padova. E allora i Galli rappresentano per tutto il mondo mediterraneo un grande pericolo, addirittura saccheggiano Delfi, ecco, finiranno a stanziarsi in Turchia, in Galazia, ecco, e questo è una cosa che proietta Padova indubbiamente su uno scenario mediterraneo. Benissimo, i rostri delle navi di Cleonimo sono in un tempio di Padova. Non c'è dubbio, li hanno visti i vecchi dell'età di Livio. Ma i rostri, ognuno ha i propri rostri. A Roma, in età augustea, nel foro,
si riattualizza e si, di fatto si riscrive, l'iscrizione, si riscrive in latino arcaico, l'iscrizione che sta sotto la colonna rostrata di Duilio. Roma era vinto sul mare i cartaginesi, Gaio Duilio, la colonna rostrata a ricordo di questa vittoria. Roma è vigile sentinella della civiltà, fra virgolette, nel Tirreno. E Padova lo è sulla mia. Anche Padova vanta dei rostri catturati al nemico. Questo è il valore poignante di questa notazione. Resta da spiegare la cosa più sconvolgente, perché Cleò, che vive una flotta da guerra, che se anche fosse ha sbagliato strada, innanzitutto dove voleva andare? Non si fa una spedizione di questo genere solo per razziare la campagna padovana. Molto probabilmente voleva andare a razziare invece il santuario d'Alfonso Apponi, il santuario dei coniugani, il santuario di Montegrotto, che era ricchissimo, che ogni pellegrino lasciava le proprie offerte, eccetera. E il condottiero, non c'è il tempo per dirvelo, che lui imitava, che era Dionigi il Grande, era una persona che sapeva bene come procurarsi denaro razziando i templi. E quindi questo è un punto, ma il punto fondamentale, perché Cleone scappa? Le navi vanno verso il mare aperto. Ha veramente paura questa flotta di guerra di delle piroghe guidate probabilmente da ragazzini? È assurdo, anche se a Livio fa buon gioco per questo meraviglioso affresco a tutto campo di storia patria. E è successo una cosa, basta prendere le date, Geronimo arriva, Geronimo fugge da Padova nella inoltrata primavera del 302-301, che è la fine dell'anno attico. No, scusate, ho detto fugge, arriva a Padova. E ci sta qualche mese, e nell'agosto del 301-300, e quindi proprio all'inizio dell'anno attico successivo, succede una grande battaglia che sconvolge gli equilibri politici e territoriali di tutto il mondo mediterraneo. Nel 323 era morto Alessandro Magno. Il suo impero viene frazionato fra i successori, gli Avoqui. E la prima grande guerra che avviene fra questi dialoghi è quella combattuta fra Antigono Monofalmo e Seleuco, aiutato poi dall'Egitto. E in questa battaglia che si combatte ad Ipso in Turchia, Antigono ha la peggio. Antigono è un grande generale di Alessandro, grandissimo generale, aveva 80 anni e forse per colpa del figlio, che era Demetrio Poliorcete, fece un'azione un po' avventata, comunque perde. E con ciò scompare il regno di Siria, che sarà diviso fra Seleuco, che stava in Mesopotamia, e Lisimaco, che stava in Tracia. Indebolendosi la posizione del figlio Demetrio Poliorcete, che puntava a prendersi l'isola di Corfù, Cleonimo, come riceve la telefonata, il telegramma o il fax che è avvenuta questa battaglia, non era stupido, capisce: questi mi fregano Corfù, perché il re di Macedonia allunga la zampa su Corfù e non vale più la politica degli equilibri, perché Demetrio Poliorcete è ormai il re di uno stato sconfitto. E infatti Cleonimo arriva di tutta fretta, a Corfù, e dopo due anni il re di Macedonia ha la meglio e ingloba l'isola nel suo stato. Lui fugge per difendere la sua isola, non è che fugge perché ha paura
che i padovani che non dispongono di una flotta da guerra lo possono far fuori, ecco. Però vedete, gli episodi sono reali, i rospi lo dimostrano, e questa anche ciò che rimane nell'immaginario collettivo per tre secoli, la festa più grande a Padova qual è? La celebrazione della vittoria su Creone. Gli mancava un cantore che facesse un grande affresco, il cantore Tito Livio, che è figlio del suo tempo, è figlio dell'età augustina, e ideologicamente lo svolge in questa chiave, anche perché quando Livio scrive, Padova da pochi anni è entrata nella realtà dello Stato romano, che non è più come ai tempi di Cesare uno Stato che arrivava al Rubicone, ma quando Livio scrive è uno Stato che arrivava alle Alpi, uno Stato che aveva, che nel suo settentrione, nell'Italia padana, aveva fornito, già prima di diventare ottimo iure romano, le migliori energie intellettuali della latinità. Pensate a Virgilio, pensate a Catullo, pensate a Cornelio Nepote, pensate a Livio, morto 2000 anni fa. Erano tutte persone nate non avendo ancora la cittadinanza romana, e sono i capisaldi vero della cultura latina. Ecco, questo vi invito a riflettere su queste cose proprio in funzione della in funzione anche della lezione della prossima volta. Se c'ho ancora 2 minuti, ho sempre paura di fare, e c'è ancora 2 minuti, vi dico anche una cosa in più. Questo passo di Livio mi è sempre interessato, infatti ci ho scritto un libro, mi è sempre interessato perché erano troppe le cose che non tornavano da un lato ma tornavano dall'altro, e poi mi sono sempre domandato, ma perché Livio ci dice da una parte che Cleone moriva nell'alto Adriatico sbattuto dai venti, e poi ci dice che nessuna regione del mare Adriatico ha avuto fortuna? C'è una contraddizione in termini, e ce ne sono. E ho detto, non abbiamo altro a fronte per l'episodio di Cleonimo, ed è vero, però non bisogna mai abbandonare la speranza di trovarla, in un certo senso l'ho trovata, cioè noi abbiamo l'opera di un grande storico latino che si chiamava Pompeo Tuogo, uno storico che veniva dalla Gallia, anche lui di età augustea, che scrive una storia non ponendo Roma al centro, uno storico interessante. Noi ce l'abbiamo in un riassunto, in un Bignami, in un riassunto, perché non datiamo nemmeno bene, ma insomma di età tanto antica, che è l'epitome di Giustino, ma lasciando perdere i nomi. L'epitome di Giustino non parla di Cleonimo, ma però ci conserva l'indice di tutti i libri di Pompeo Tuogo. Allora io in un indice di Pompeo Tuogo, in un indice, da un indice si ricava ben poco, però ut victus bello Antigon sinterit, come Antigono, Antigono monotono, morì dopo la battaglia di Ipsos. Imperi sunta figli quieque, imperi sunta figlio collecte, e ciò che rimaneva del suo impero fu preso in mano dal figlio di Metropolio Orceti. Cleonimi, con l'accento latino, de Inde, Spartani, res geste, corcire, et illirico, et in Italia, cui ablata cocia rex Cassander interit. È un indice di ciò che lo storico dirà nel libro, ma nel libro ci parlerà della battaglia di Ipsio, ci parlerà di come i resti del suo impero furono
rappattumati, diciamo così, dal figlio Demetrio Poliorcete, ci parlerà poi ancora di Cleonimo spartano, che fece azioni resiste, fece imprese a Corcia, questo lo sappiamo anche da altre fonti, e Tillirico in Italia. Italia potremmo intendere anche l'Italia meridionale, e quindi anche questo lo sappiamo. Ma in Illirico questa è l'unica notizia. L'Illirico si affaccia sull'Adriatico, e quando Livio ci dice che in Adriatico non aveva avuto fortuna in nessuna regione, noi qui abbiamo la conferma che Livio dice una cosa giusta, anche se all'inizio aveva sfarfallato. E poi si invita con Cleonimo, cui ablata Corcira, al quale sottratta Corcira, Corcira con l'accento latino, non si sa mai come pronunziare, Rex Cassandra, Re Cassandra di Macedonia, che gli ha tolto Corcira, poi morì. Ecco, quindi questo leggete degli autori antichi, anche gli indici conservati nei manoscritti, quando gli autori non li abbiamo più. Come vedete, qualcosa si impara, e a termine di questa lezione posso dire che non è vero che per Cleonimo c'è una sola fonte che titoli, c'è anche questa annotazione nei codici di Pompeo Tuono. Vi ringrazio per l'attenzione. Magari letto alcuni punti di questo brano relativo a Cleonimo, oggi leggendolo tutto, quindi leggendo tutta la sequenza, abbiamo in realtà potuto capire cose nuove, cose diverse, e soprattutto capire come da un episodio di storia locale in realtà si possa cogliere anche la storia internazionale. Adesso queste ultime considerazioni hanno così aperto la storia di Padova sul fronte anche delle relazioni internazionali del periodo in cui si è svolto questo episodio di Cleonimo. Io ringrazio Francesca, è sempre tanto gentile nei miei confronti. Posso aggiungere una cosa? Certo. Questo mio libro su Cleonimo adesso è stato riedito, aggiornato, eccetera. Ma è un libro vecchio, non mi ricordo più quando l'ho scritto, comunque negli anni 80. Allora abitavo al Lido di Venezia, e quando volevo sbanchirmi un po' le gambe prendevo la bicicletta e arrivavo fino agli Alberoni a bere un bianco da un oste che si chiamava Benito, che tu bevi un bianco, poi lui te ne offriva uno, poi lui diceva perché non ne offri uno all'oste, era un fedele eccezionale, e vedevo cose che non avevo mai calcolato. Vedevo benissimo netti i colli uguali sull'orizzonte, ma così, così netti dagli Alberoni, cioè dal canale dei Petroli, insomma. E da lì che mi è nata l'idea di scrivere il libro su Cleonimo, perché avevo in mente quell'espressione colles videri. Ecco, scusami, se così ho legato anche ai ricordi mio nostro. Comunque, per chi volesse così addentrarsi nell'argomento Cleonimo, questo libro a cui ha fatto riferimento Lorenzo Francesi, quindi l'avevamo presentato qui quando è uscito, se qualcuno insomma ha voglia di approfondire Cleonimo, qua ci sono tutte le considerazioni, insomma buona parte delle ho copiato tutto di lì. Sì, e questa in realtà è una riedizione aggiornata, ampliata, approfondita, e con un saggio di Francesca Veronese sì, a latere, insomma, quindi Cleonimo qui c'è. Detto questo, io adesso vi condurrò al Peripatos, cioè faremo la passeggiata, perché come vi dicevo, a ben leggere questo episodio di Cleonimo, alcuni dei reperti che sono conservati in museo prendono luce diversa, quindi ci danno degli argomenti per capire meglio quanto Vito Livio ha descritto.
Ecco, naturalmente poi si aprirebbero mille considerazioni anche sull'archeologia patavina, perché come avete sentito nella parte conclusiva di questo racconto di Tito Livio c'è l'affermazione di Livio in cui i rostri delle navi e le spoglie degli spartani vengono appesi in questo tempio di Giunone, questo tempio antico di Giunone che ancora noi oggi stiamo cercando, anche se qualche idea su dove potesse essere, insomma, adesso ce l'abbiamo. Purtroppo voi sapete che questa nostra città ha avuto una storia complicata e lunga, per cui ha continuato a crescere su se stessa. Il sottosuolo in realtà è un palinsesto, per cui è una realtà su cui si sono succedute fasi diverse, ogni volta naturalmente la fase nuova ha finito per obliterare la fase precedente, per cui è difficile oggi per noi ricostruire la cosiddetta forma urbis, quindi l'articolazione della città antica sul terreno. Però mettendo insieme i dati degli scavi o degli sterri fatti a partire da epoche antiche, il 700 in particolare, poi 800, con i dati che oggi si acquisiscono attraverso le indagini archeologiche che vengono condotte anche nel centro città in occasione di lavori di risistemazione, di riqualificazione, di creazione anche di ambienti sotterranei. Fare un garage in centro storico oggi richiede tutta una procedura di archeologia preventiva proprio per salvaguardare le testimonianze del passato, però appunto mettendo a sistema dati antichi e dati che si acquisiscono in tempi recenti, un'idea su come fosse la città antica adesso incominciamo ad averla, sia per la fase protostorica sia per la fase romana. Del Tempio di Giunone qualche idea ce l'abbiamo, ma insomma adesso ne parliamo andando a fare la passeggiata in museo. Per praticità sono le 6:30, quindi io scendo col primo gruppo che indicherei in questa parte, quindi alla mia sinistra, scendiamo subito e alle 6:45 pregherei il secondo gruppo di farsi trovare già giù in maniera tale che insomma sistemiamo anche i problemi di logistica. Il secondo gruppo, come sempre, ha il privilegio di poter conversare col professore ancora questi 10-15 minuti in attesa poi di fare il giro. Quindi se avete delle domande, delle considerazioni, delle curiosità da porre al professore, insomma, avete l'opportunità di avere delle risposte. Intanto vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana. Se il professore fa risposta,